È stato definito il programma della Festa di Gesù Nazareno per il 2023, un calendario ricco di appuntamenti e che infatti ricorda quello degli anni passati prima della pandemia, prevedendo anche un concerto e il torneo di pallavolo. Si comincerà con le esposizioni del simulacro di Gesù Nazareno nelle chiese cittadine a partire da Santa Barbara questo sabato 25 febbraio, dove arriverà dopo una breve visita nella chiesa di Santa Maria del Rosario a Sabucina con la recita del Rosario. Sabato 4 marzo il simulacro verrà trasferito nella chiesa di San Biagio, la settimana successiva nella chiesa di San Pietro, per poi rientrare a Sant'Agata sabato 18 marzo, lì dove rimarrà fino alla Domenica delle Palme il 2 aprile. Santa Barbara per noi è un ritorno, è stata l'ultima chiesa che abbiamo visitato nel 2019, quindi abbiamo voluto riprendere proprio da lì, proprio a voler segnare questa ripresa, questo punto diciamo di interconnessione. Si punta al coinvolgimento dei giovani per far conoscere e tramandare le tradizioni. Cerchiamo sempre di cercare giovani, di farli avvicinare il più possibile alla nostra processione, proprio per cercare di mantenere sempre le tradizioni. Questo è lo scopo del torneo e della presenza dei bambini nella nostra processione. Nominato il portabandiera di quest'anno, il docente ingegnere 54enne Vincenzo Lomuto, che da anni fa parte dell'associazione. Sono lusingato e onorato di fare il portabandiera per l'associazione Gesù Nazareno, perché dopo 10 anni, dal 2013 che io frequento l'associazione, avere questo riconoscimento è sicuramente un'emozione sia per la devozione che ho verso il Gesù Nazareno insieme alla mia famiglia, e sia anche perché la festa del Gesù Nazareno rappresenta quello che è l'inizio di quella che è la Settimana Santa, che è una manifestazione storico-folcloristico della nostra città, che ovviamente è un punto di forza anche per il turismo e per quello che è le tradizioni di Caltanissetta. Una grande devozione non soltanto da parte dei fedeli che arrivano in centro per assistere alla processione, ma anche da parte di chi la vive da vicino, come il gruppo dei portatori. I portatori sono un elemento determinante in questa processione, perché la processione prevede una parte che è proprio quella della processione dei bambini, poi noi dell'associazione, il clero, ma diciamo la vera forza di questa processione sono i portatori, che per devozione anche loro svolgono un lavoro faticoso, ma sicuramente particolare e determinante per la riuscita di una festa che è proprio, come dicevo poco fa, l'inizio di questa settimana santa.